Avete qualcosa da raccontare? È stata una giornata così tetra che muoio dalla voglia di divertirmi un po'. A me è capitata una cosa buffa della zia oggi e ve la racconto subito. Stavo leggendo quell'eterno Balsam, come sempre, con voce monotona. Così la zia si appisola e io tiro fuori dalla tasca il vicario di Wakefield. Lei si è più non posso, con un occhio a lui e uno alla zia. Arrivata al punto in cui tutti rotolano nell'acqua, mi distrassi e risi forte. Così la zia si svegliò ed essendo di buon umore per il pisolino, mi disse di leggerglielo un po', perché voleva vedere quale frivolo e preferito libro al degno e istruttivo Balsam. Resi premuroso e più interessanti possibile. Mi fermai sul più bello per dire sottovoce: forse sei stanca, zia? Devo smettere? Lei mi disse brusca, come al solito: non essere, finisci il capitolo e non essere impertinente, signorina. E l'ha ammesso che le piaceva? Ma che, però ho lasciato a riposo il vecchio Balsam. E quando tornai di pomeriggio per prendere i guanti, eccola lì a divorare il vicario, così intenta che non mi sentì più ridere nell'ingresso mentre ballavo, pensando ai bei tempi che verranno. Come potrebbe vivere bene se volesse, ma non le invidio molto. Dopotutto i ricchi hanno altrettante preoccupazione dei poveri. Io penso che essere disonorati a scuola è peggio di qualsiasi cosa fatta dagli scapestrati. Oggi Susie Perkin a scuola aveva un adorabile anello con una corniola. L'avrei voluto anch'io e desideravo con tutte le mie forze di essere lei. Pensate, ha disegnato una caricatura del signor Davis con un naso mostruoso, la gobba e le parole: signorine, il mio occhio è su di voi. Stavamo ricche e uscivano dalla bocca in un fumetto. Stavamo ridendo più non posso, ma improvvisamente il suo occhio fu davvero su di noi e lui ordinò a Susie di portargli la lavagna. Susie era paralitica per la paura, ma andò e sapete cosa fece lui? La prese per l'orecchio, pensate che cosa orrida, e la condusse alla pedana di recitazione per farla rimanere lì mezz'ora con la lavagna in mano. E le ragazze non volevano da ridere? Ridere? Neanche una, stavano mute come pesci e Susie piange a litri. Lo so, mai, mai sarei riuscita a superare una tale angoscia e mortificazione. A proposito, anche io ho qualcosa da raccontare. Non è divertente come la storia di Joe, ma mi ha fatto pensare molto mentre tornavo a casa. Oggi da King erano tutti agitati. Una delle bambine mi ha detto che il fratello maggiore aveva fatto una cosa orribile e che il papà l'aveva cacciato via di casa. La signora King piangeva e suo marito urlava. A me è dispiaciuto molto per loro, ma sono stata ben contenta di non aver fratelli scapestrati e che disonorano la famiglia. Io ho visto una cosa che mi piace tutta stamattina e volevo raccontarglielo a cena, ma me ne sono dimenticata. Sono andata a comprare le ortiche per Ala. A Ala che scrive ho visto il signor Lauren, ma non mi ha visto perché io mi ero messa dietro a un barile e lui era occupato a parlare con il pescivendolo, il signor Cooker. Entrò una povera donna per chiedere se aveva bisogno di un po' di pulizia in cambio di un po' di pesce. Il signor Cooker aveva fretta e disse un no in tono irritato e lei stava per andarsi mortificando al stomaco vuoto. Signor Lawrence prese un grosso pesce con il manico del bastone e lo porse. La signora ne fu così sorpresa e felice che non finiva più di ringraziare. Il signor Lawrence le disse di andarsi a casa a cucinare e lei corse via al colmo della felicità. Non è stato caro il signor Lawrence? Mamma, ce ne raccogli anche tu? Certo. Oggi è risoluto a tagliare giacche blu di franella
Ero molto in ansia per vostro padre. Pensavo come ci sentiremmo sole e indifese se gli dovesse capitare qualcosa. Finché non entrò un signore con un ordine per certi indumenti. Si sedette accanto a me e cominciò a parlargli perché mi sembrò povero, stanco e indifeso. Gli chiesi se aveva dei figli. Lui mi disse: sì, signore, ne avevo quattro, ma due sono morti, uno è prigioniero e l'altro all'ospedale a Washington, molto ammalato. Poi gli chiesi se aveva fatto molto per il suo paese e lui mi rispose: solo il mio dovere, signore, nient'altro. Io avevo dato un uomo e mi pareva anche troppo, mentre lui ne dava quattro, senza lamentarsi. Mi sentii così ricca, felice, così benedetta dal cielo, che gli preparai un bel pacco, gli diedi dei soldi e lo ringraziai di cuore per la lezione che mi aveva dato. Raccontalo un'altra, mamma, con la morale come questa. Mi piace ripensarmene se sono storie vere senza troppe pratiche. Va bene. Una volta c'erano quattro ragazze. Avevano molte comodità, buoni amici, ottimi sbagli e genitori che le volevano loro molto bene. Solo che non si accontentavano mai. Un giorno chiesero l'incantesimo ad una vecchietta per essere più felici. E questa vecchietta gli disse: quando vi sentite infelici, pensate alla provvidenza che vi ha fatto la felicità e siate grati. Erano ragazze così ragionevoli che seguirono il consiglio. Ma una di loro capì che per tenere la vergogna dalla casa dei ricchi non furono i soldi, ma fu la felicità che avevano, la gioventù della casa dei poveri. E allora queste ragazze dicessero che non dovevano più chiedere niente e dovevano accontentarsi già di quello che avevano. Anzi, dovevano anche meritarselo se lo volevano. Senti, mami, sei tremenda. Hai voltato le carte in tavola tirando fuori un sermone da quello che abbiamo raccontato noi e ci dovevi raccontare una storia. Questo genere di sermone mi piace, somiglia a quello che ci faceva papà.